Ciao a tutti fratelli marziali, io sono Marco Grastolla e vi do il mio benvenuto su Kenkashin TV. Bene ragazzi, in questo episodio vedremo come utilizzare questi oggetti. Praticamente, prima di passare ad un utilizzo marziale, diciamo così, cerchiamo di capire come utilizzarli nella maniera tradizionale. Uno dei tanti errori che si fa con questo tipo di attrezzo è questo. Non serve a niente, ragazzi. Bisogna praticamente, invece, cercare di stringere in maniera regolare, costante e aprire allo stesso modo. Dunque il procedimento, il passaggio che si fa è molto lento tra la stretta e anche durante il rilascio. Questo poiché ci serve coinvolgere bene tutta la muscolatura dell'avambraccio, quindi prestiamo attenzione a questo tipo di fattore. Cerchiamo di non fare questo lavoro qui, ma di stringere con calma, arrivare al nostro massimo e rilassare. Un altro errore che si tende a fare è quello, ad esempio, se io mi prefisso di fare 12 ripetizioni, sempre lente, ragazzi, nel momento magari in cui arrivo a 8 e sento la fatica sull'avambraccio, tendo a magari girare un po' o a cambiare posizione perché devo riuscire a fare per forza le 12 ripetizioni. Ma l'obiettivo è quello di stressare il muscolo, quindi se nel momento in cui non ce la faccio più significa che sono arrivato al mio limite, è inutile cambiare posizione per utilizzare fasce muscolari un po' diverse e in questo senso barare. Quindi cerchiamo, decidiamo di fare le ripetizioni, facciamo così, l'obiettivo è 12, ma se arrivo a 8 non ce la faccio più, mi fermerò a 8 chiaramente. Quindi nel momento in cui vedrò dei miglioramenti nella muscolatura del mio avambraccio passerò a 9, 10, 11 e quel che sia. Quindi mi raccomando, cercate di mantenere la stessa posizione durante tutta appunto la durata dell'esercizio, sia che voi partite così o così. Cercate sempre di fare con calma e mantenete la stessa posizione. Un'altra cosa che si può dire è sulla presa. Noi possiamo prenderlo nel modo, diciamo, normale, in questo modo, oppure anche rovesciato. Non è un errore prenderlo in modo rovesciato, semplicemente andiamo a sollecitare più o meno altre fasce muscolari rispetto a seconda della presa che utilizziamo. Tutto qui, ragazzi. Ma perché utilizzare proprio questo attrezzo? Alla fine ho mostrato vari esercizi per quanto riguarda il potenziamento dell'avambraccio, se ve li siete persi ve li metto in descrizione o nelle schede, insomma da qualche parte li trovate. Usiamo questo attrezzo perché grazie a questo ci consente di allenare tecniche marziali nel frattempo che appunto potenziamo l'avambraccio, quindi noi cerchiamo di combinare il potenziamento e la tecnica, che è una cosa che non guasta mai, per quanto ad esempio se uno fa i piegamenti sulle braccia si sta allenando prettamente sull'aspetto muscolare, mentre se fa un altro tipo di esercizio, come vedremo in seguito, adesso lo dico velocemente, se tiriamo un pugno mentre premiamo questo qui che ci offre una resistenza, oltre ad allenare la tecnica di pugno, noi andiamo a potenziare il nostro muscolo. Ma prima di mostrarvi qualche utilizzo marziale, andiamo fuori. Bene ragazzi, siamo in questa location all'aperto e una piccola parentesi perché mi sto soffermando parecchio sull'avambraccio, perché ragazzi i muscoli dell'avambraccio vengono tendenzialmente trascurati eppure sono fondamentali, perché se noi tiriamo un pugno possiamo anche avere il bicipite enorme, ma soprattutto se lo tiriamo senza guantone, se pratichiamo Kyokushin o difesa personale, nel momento in cui andiamo ad impattare i muscoli dell'avambraccio sono i responsabili della chiusura salda del pugno e quindi ragazzi è vitale. Poi se ci mettiamo in mezzo il fattore prese, capiamo bene che è un muscolo da allenare assolutamente. Ora il primo esercizio che vi mostro, tenendo fede al principio della chiusura lenta, si tratta semplicemente di eseguire la stessa tecnica tante volte chiudendo in modo lento, sia che voi facciate Wing Chun, magari vi dedichiate appunto ai pugni a catena, potete tirare il pugno, chiudere lentamente, quando tornate indietro rilasciate, quando parte l'altro chiudete. Stesso discorso se volete allenare, diciamo, i classici pugni base del karate, nel momento in cui vado a tirare chiudo, tengo la chiusura salda, rilascio e chiudo l'altro. Ma stesso discorso anche se volete tirare un classico gancio da box,
chiudete e ritornate in guardia. Lo faccio frontalmente, vado a chiudere, ok? Sto chiuso e ritorno piano. Questo ci consente sia di allenare la tecnica, di dedicarci lentamente sul gesto tecnico, appunto, e sia di, appunto, allenare la muscolatura del nostro avambraccio. Un altro allenamento molto interessante riguarda, ad esempio, tutti quegli sport ai quali è concesso di afferrare l'avversario, o sempre nella difesa personale. Noi afferriamo l'avversario, teniamo saldo e nel frattempo colpiamo con l'altro, ok? Magari abbiamo preso per la giacca il tipo e possiamo colpirlo con i vari pugni, ok? Ad ogni colpo andiamo a chiudere e a mollare. Questo ci abitua, appunto. Se noi riusciamo a chiudere con una resistenza in modo efficace, chiudere il pugno senza resistenza sarà ancora più semplice. Quindi noi andiamo a prendere e andiamo a chiudere ad ogni pugno. Questo invece rimane sempre ben premuto. Se io allenassi questa tecnica a vuoto, senza avversario, sarebbe difficile riuscire psicologicamente a mantenere saldo qui mentre si colpisce. Si tende a rimanere rilassati e a colpire forte con l'altro, mentre questo ci costringe, nel tenerlo premuto, a simulare bene una presa in cui non dobbiamo far scappare l'avversario. Quindi possiamo anche esercitare le nostre prese, magari prendiamo testata e classica proiezione che troviamo praticamente in tantissime discipline marziali. Quindi possiamo prendere e tenere duro mentre noi alleniamo il gesto, cosa che io non potrei fare senza niente, perché psicologicamente tenere duro a vuoto diventa un po' difficile. Questo invece ci costringe e ci allena la muscolatura, ci allena, appunto, l'atteggiamento dell'afferrare con forza qualcuno e chiaramente alleniamo la tecnica. Ovviamente potete anche fare un allenamento di tipo shadow boxing lentamente, potete anche usare classiche, appunto, uke del karate. Qui magari ci abbiamo le mani aperte e andiamo a chiudere. Potete fare tutto un kata utilizzando questi, ad esempio, oppure della semplice shadow boxing. Magari ci potete anche aggiungere calci. Vedete, calcio quando vado col pugno, utilizzo l'attrezzo. Insomma, potete utilizzarlo in tantissimi modi, ragazzi, e sono sempre modi molto utili, perché vi costringono, appunto, ad utilizzare l'avambraccio, a potenziarlo e a serrare con forza il pugno. Una variante del classico esercizio fatto lento, possiamo chiudere rapidamente. In questo senso, appunto, acquista senso la nostra chiusura istantanea. Noi non andiamo a fare semplicemente questo, ma andiamo a chiudere e poi rilasciare lentamente. Quindi se io sto così, vado, chiudo qui e rilascio lentamente, ok? Quindi chiudo all'impatto e rilascio lentamente. Possiamo fare anche, chiaramente, la posizione di guardia con un jab, per esempio. Uno, chiudo e rilascio lentamente, vado con un diretto e rilascio lentamente. Questo, ragazzi, per me è vitale, per altri forse un po' meno, perché quando combatto tendenzialmente utilizzo una guardia a mani aperte di questo tipo, proprio perché nella mia disciplina ho bisogno di afferrare, di colpire di taglio, di, appunto, torcere, mi servono le mani libere. Ma nel momento in cui tiro un pugno devo essere in grado di chiudere immediatamente la mano. Perciò questo è chiudere la mano in modo saldo. Perciò questo per me è già posizione di guardia. Nel momento in cui vado a colpire mi serve la chiusura salda. Ok, ragazzi? Quindi questi erano i consigli che io vi volevo dare. Spero vi siano d'aiuto. Ragazzi, non costano niente. Io qui ad Anversa li ho pagati 1,50 euro. Non 1,50 euro, 1,50 euro. Entrambi 1,50 euro, quindi sono molto economici e molto molto funzionali. Io vi auguro un buon allenamento, iscrivetevi al canale se vi piacciono i miei contenuti, condividete, fate quello che dovete fare, noi ci vediamo alla prossima, ciao!